a proposito di sport di base, torna a trovarci il presidente nazionale della WISP, Tiziano Pesce. Ciao Tiziano. Ciao Ugo, buongiorno a te e a tutti i tuoi radioascoltatori, grazie come sempre dell'attenzione. No, grazie a te per aver accettato ancora una volta il nostro invito, perché tra le tante notizie, no, che sono sempre quelle, aspettiamo il governo ci dia una mano, aspettiamo che ci sia una mediazione, che ci possa essere qualcosa di buono anche per lo sport che arriva dal territorio, io quando ho visto che c'è questo accordo ICS-WISP, ho detto, aspetta che forse insomma l'Istituto per il Credito Sportivo che parla con la WISP e c'è qualche opportunità per promuovere il terzo settore, lo sport di base, eccetera. Andiamo a vedere se il presidente Tiziano Pesce ci può dire qualche cosa. Insomma, nuove opportunità da questo accordo, presidente? Proprio così, Ugo, una collaborazione importante, ecco, quella fra WISP e ICS, l'Istituto per il credito sportivo presieduto da Andrea Abodi, in virtù della sottoscrizione proprio di una convenzione fra le due organizzazioni, appunto fra l'WISP e DCS nello scorso dicembre, che ha l'obiettivo, ecco, diciamo così, di portare, come anticipavi, un'ulteriore opportunità, delle ulteriori opportunità o comunque contributi concreti al percorso complicato, difficile di ripartenza dello sport di base, per ovviamente sostenere la nostra rete associativa, sostenere soprattutto le associazioni e le società sportive che proprio in questi mesi, in queste settimane ce la stanno mettendo tutta, ecco, per rimettersi letteralmente in gioco dopo oltre due anni particolarmente difficili legati alla pandemia e poi anche soprattutto infatti al rincaro dei costi energetici. E quindi diciamo una convenzione specifica, ecco, per accompagnare i dirigenti della rete associativa che parte, ecco, da soluzioni concrete che possono sostenere appunto le associazioni e le società sportive. Una convenzione che di fatto è un po' un accordo quadro, ecco, di collaborazione, perché come abbiamo proprio sottolineato con il presidente Abodi pochi giorni fa nel corso di un webinar di presentazione che tutti i radioascoltatori possono anche trovare sui nostri canali social, sul sito dell'WISP nazionale wisp.it, che vuole essere proprio, lo abbiamo definito, un osservatorio permanente delle esigenze delle associazioni e delle società sportive. Per andare nel concreto, questa convenzione mette a disposizione, ecco, delle opportunità, dei prodotti finanziari, dei servizi di consulenze e dei prodotti finanziari che in questo momento possono, ecco, supportare la nostra base per fare fronte anche a investimenti da 10.000 euro fino a 60.000 euro. E l'aspetto molto importante da sottolineare è che questi investimenti possono essere totalmente garantiti dal fondo di garanzia gestito direttamente dall'Istituto del Credito Sportivo attraverso, diciamo, una semplice lettera di referenza del WISP, perché sappiamo quale sia, come dire, l'altro aspetto importante legato a questi finanziamenti, che è quello poi delle garanzie, e sappiamo, certo, che molto spesso sono direttamente i presidenti, i dirigenti, i componenti del consiglio che mettono, diciamo, garanzie personali. Grazie invece a questo ovviamente c'è il sostegno del fondo, diciamo, di garanzia del governo gestito appunto da ICS. Ed è una cosa molto importante, perché questo va un po' nell'alveo, no, di spiegare come lo sport sarà pure di base, sarà pure quello che parte dai quartieri, dagli oratori, con tutte le sigle delle società di promozione sportiva, ma si tratta comunque sempre di persone aiutate sicuramente da moltissimi diciamo tecnici che lo fanno anche semplicemente in modo sul fronte del volontariato, però c'è tanto professionismo, c'è tanta professionalità, no? Proprio così, Ugo, uno sport che appunto vuole e deve ripartire dal territorio, riparte dalle persone che, diciamo, proprio, ecco, con il loro impegno, senza presunzione possiamo dire, sono il motore di tutto. Un grande volontariato, come sempre lo sottolineiamo, le dato tutto il mondo vasto del terzo settore, in cui la promozione sportiva sociale per tutti ne è
ovviamente una protagonista assoluta, ce lo dicono anche i numeri ufficiali dell'Istat, come abbiamo ricordato altre volte. Di fatto oltre un terzo delle organizzazioni non profit di questo paese è rappresentato proprio da associazioni, società sportive, quindi migliaia di dirigenti, di tecnici, che sono veri e propri strumenti, ecco, di un'idea di sport, che è un'idea di coesione, di inclusione delle nostre comunità. E come hai sottolineato giustamente, accanto al volontariato c'è molta professionalità, c'è lavoro, e quindi l'occasione anche di oggi, vigilia infatti, di un primo maggio te l'avrei fatta proprio su questo tema, perché ti ho anticipato. No, ma giustamente. E ovviamente ecco, un'attenzione che dobbiamo porre ai temi del lavoro, ovviamente a 360 gradi, ma dal mio osservatorio, dal nostro osservatorio, ovviamente l'occasione di oggi è quella di sottolineare ancora una volta l'importanza del lavoro sportivo. Siamo sempre in attesa, ecco, diciamo, come ormai si dice oggi, della messa a terra del decreto legislativo 36 del 2021, che riforma appunto il lavoro all'interno del comparto sportivo. C'è un percorso avviato ormai quasi un anno fa dall'autorità di governo attraverso una commissione tecnica che doveva portare, ecco, soluzioni e correzioni a quello che è un decreto che unanimemente da tutte le parti si era definito come un decreto che avesse bisogno proprio di integrazioni e correzioni. Si è perso un po' di vista, diciamo, il percorso. So che è in corso, diciamo, una interlocuzione fra appunto l'autorità di governo in materia di sport e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ancora una volta l'auspicio è quello, io l'ho detta così anche in un recente appuntamento, diciamo, in sede politica, che la montagna non partorisca il consueto topolino, che ci sia sicuramente, come la WISP del resto, ma altri enti di promozione sportiva chiedono da tempo, la giusta attenzione alle lavoratrici e ai lavoratori, la giusta attenzione per le tutele previdenziali, assicurative delle lavoratrici e dei lavoratori. Ma tutto questo va accompagnato, perché alla fine ci sono sempre le associazioni, le società sportive di base, con quello che già stanno sostenendo in questi lunghi mesi, e alla fine ovviamente ci sono gli utenti, i tesserati, i praticanti e le famiglie. Non dimentichiamoci che in questo paese, diciamo, la stragrande maggioranza dei costi, potremmo dire ben oltre il 75-80%, è sempre per praticare attività sportiva, è sempre a carico delle famiglie. E questo naturalmente pesa poi sul bilancio mensile. Prima di lasciarti andare, Tiziano, però facci respirare anche, no? Perché questa mattina siamo stati molto, come si dice, istituzionali, giustamente, perché c'è da andare a vedere queste benedette leggi, c'è da andare a vedere questi benedetti stanziamenti. Però facci un po' respirare invece quella bellissima aria che viene fuori e quando uno, non so, apre un sito della WISP e vede tutta la miriade di iniziative, che ti viene voglia di prendere le scarpette, pantaloncini, maglietta, una canottiera e venire a fare sport. Sì, grazie assolutamente di questo spunto, perché appunto accanto, come lo definisco sempre io, al nostro dovere di rappresentante istituzionali a favore della nostra rete associativa, per rivendicare attenzioni e misure sempre concrete anche dal punto di vista economico. C'è una rete associativa splendida, c'è una rete associativa splendida che ogni giorno sui campi delle nostre città, delle periferie, delle aree interne, nei palazzetti e negli impianti sportivi a cielo aperto, la ripresa c'è. Ovviamente continuiamo a dire, al di là di quelle che sono, diciamo, le normative di riferimento, che diciamo settimana dopo settimana si stanno allentando, ma di tenere sempre alta ovviamente l'attenzione rispetto all'emergenza Covid, che non è ancora terminata. Però nonostante tutto questo sono migliaia le attività ogni giorno di campionati, di tornei territoriali. Tra l'altro entriamo per noi ovviamente in una primavera particolare, che poi è contraddistinta da quale estate, da tutte le manifestazioni nazionali, finali nazionali di campionati e tornei veramente in tutte le discipline. Quindi grazie di aver sottolineato anche il nostro sito, che è un po' il baricentro di tutta la nostra comunicazione. No, perché è bello quando vedi queste cose, tutte le iniziative. Se io fossi un ragazzino, un bambino, dico:
le voglio fare tutte, non ho una, le voglio fare tutte, perché sì, sono cose bellissime. Poi, Ugo, se hai ancora qualche secondo, sì, da dedicarci, un diciamo un annuncio di un appuntamento a cui teniamo molto come WISP, perché per noi da 20 anni, il primo maggio significa anche ricordare un nostro indimenticato, indimenticabile presidente nazionale, Gianmario Missaglia. Domani appunto celebreremo i 20 anni dalla sua prematura scomparsa, avvenuta il primo maggio del 2002. Gianmario fu presidente nazionale della WISP dal 1986 al 98, ma è riconosciuto, ecco, non solo dentro l'associazione, ma un po' in tutto il vasto mondo del terzo settore, di fatto un pioniere, ecco, della cultura dello sport per tutti nel nostro paese, un precursore, diciamo così, nella comunicazione, nelle reti sociali, che davvero in prima persona si prodigò per costruire, dal forum del terzo settore a un'associazione straordinaria come Libera di Don Ciotti. Allora domani mattina alle 11, quindi domenica 1 maggio, sulla pagina Facebook ufficiale di WISP Nazionale avremo, ecco, un'oretta di collegamenti con amiche ed amici del mondo della comunicazione, del mondo dell'associazionismo, per ricordare appunto Gianmario Missaglia, ma inseriremo due appuntamenti, due collegamenti molto speciali, per tornare proprio a quello che dicevi poco fa della bellezza dello sport poi praticato, perché avremo due collegamenti, uno con Iesi, quindi provincia di Ancona, e l'altro con Castiglione della Pescaia, provincia di Grosseto, perché parleremo di bici in città, avremo proprio due prologhi di un'altra manifestazione di sport all'aria aperta straordinaria come Bici in Città. E con noi collegati avremo il piacere di avere Sara e il figlio Mauro Missaglia, quindi la moglie e il figlio di Gianmario Missaglia, che con noi, ecco, ricorderanno degli anni veramente preziosi, non solo per la WISP ma per tutto l'associazionismo italiano. E poi presenteremo in anteprima un volume a che abbiamo voluto dedicare la memoria di Missaglia, Sport per tutti non basta dirlo, in cui abbiamo raccolto gli ultimi 4 libri realizzati da Gianmario tra il 1998 e il 2002, ma che sono di una attualità straordinaria. Crediamo proprio di sì, uno dei personaggi che hanno permesso poi veramente al terzo settore di decollare, di diventare la realtà che c'è oggi. Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP, grazie per essere stato qui con noi, naturalmente. A breve grazie torneremo a te, Ugo, ancora come sempre a chiamarti. Un abbraccio intanto, buona giornata. Un abbraccio.